GF VIP, Alberto De Pisis in crisi dopo aver al televoto Luca Onestini, mi sento male, sono pietrificato. Il televoto flash che è stato lanciato durante la diretta della semifinale del Grande Fratello VIP ha lasciato tutti di stucco. Nikita la quinta finalista e raggiunge Edoardo Tavassi, Jaele De Donà, Micolin Curvaia e Oriana Marzoli. A stupire è stata l'eliminazione a sorpresa di Luca Onestini. Ma andiamo con ordine. Durante la semifinale di lunedì 27 marzo i vipponi hanno fatto le nominate on palesi per decidere chi mandare al televoto flash. La casa è quasi tutta schierata nel mandare al televoto flash Nikita. La Pelizzon deve scegliere un avversario da sfidare tra Luca Onestini. Alberto De Pisis e Milena Miconi. L'influencer sceglie Alberto, che a sua volta. Tra lo stupore generale dex e di portare al televoto il suo amico Luca. I tre vipponi scoprono l'esito del televoto in studio e i dati sono inequivocabili, Nikita con il 47,6% è la quinta finalista, Alberto De Pisis batte clamorosamente con il 28,4% Luca Onestini, 24%. Sono tutti sotto shock, dal conduttore allo stesso Onestini. Alberto incredulo, sono pietrificato, il mio intento non era sfidare un amico. Ero convinto di uscire io. Una volta rientrato in casa De Pisis sembra essere in crisi e cerca di giustificarsi con i suoi amici spartani. Vi prego, dobbiamo parlare di questa cosa. Voi lo sapete che io era certo di uscire io, mai avrei immaginato. Avevo una scelta molto facile che era Milena. Chi sapevo che non se la sarebbe mai presa, l'ho sempre detto, sarei voluto uscire con un bel televoto.